Siamo con Giampaolo Catanzariti, che è avvocato ed è il direttivo della Camera Penale, ma anche un dirigente dei radicali calabresi. Giorno 3 aprile alle ore 17.30 a Taurio Nova, l'ex palazzo municipale, e insieme ad Prodognusso, a Telemia, a Radio Radicale, a Radio Cosud, alla Graziano Tomarchio Management e alla Camera Penale di Palmi, organizziamo questo convegno sulla giustizia. Il titolo è Carcere, errori giudiziari, riforma della giustizia, l'Italia a un bivio. Avvocato Catanzariti, in che stato è la giustizia? Ma lo stato direi che non gode assolutamente di ottima salute la giustizia, non lo dico io, lo dicono le statistiche, ma lo dicono anche e lo pensano tanti cittadini che spesso capitano, finiscono nel tritacarne in un sistema in grado di fagocitare e di distruggere vite umane. Settore della giustizia penale. E sinceramente credo che fare iniziative come quelle di cui non so se ha fatto, diciamo, le direttive di Cilongo, assieme alla Camera Penale di Palmi, assieme a noi, assieme a Bernardini, assieme a Giulia, assieme a Radicali, credo che siano di piena attualità, specie dalle nostre parti, nel momento in cui le istituzioni repubblicane, la politica ha deciso di liquidare una questione ben più profonda come la nostra questione solo sul versante criminale, cioè con una risposta veramente repressiva, io credo che parlare di questi temi sia fondamentale, perché sono convinto che senza un'indicazione rigorosa dello Stato di diritto, credo che noi in questa terra ci troveremo sempre più delitto. Invece il nostro obiettivo è quello di far uscire la nostra terra di nazione nel grado in cui si trova, anche in ragione della presenza per la sì, ma senza applicazione delle regole di diritto, delle garanzie, senza la tutela dei diritti, senza la tutela dei diritti dei imputati, io credo questa terra. 3 di aprile, abbiamo detto prima, c'è Rita Bernardini che è Sergio Delia, che in Italia stanno conducendo una battaglia importante. In Calabria è Giuseppe Candido, che è dirigente del Partito Radicale, che ha iniziato il 18. Però queste iniziative del 3 di aprile a Taurio Nova è alla vigilia di uno sciopero importante. So che voi avvocati a breve incrocerete la toga, per intenderci, per protestare sulla riforma delle prescrizioni in generale sulla giustizia. Nel dibattito del 3 aprile entra anche questa vicenda? Certo che entra, vorrei solo precisare, oltre a Giuseppe Candido anche Rocco Ruffa stanno facendo le giornate di giugno durante la settimana anche per sollecitare la Regione Calabria a istituire, diciamo, ad approvare una legge che abbiamo presentato, che è quella sul termine regionale. Ma a che punto è questa legge? Ferma in commissione, come tutte le cose calabresi. E dicevo, per tornare invece alla questione di attualità, noi come avvocati abbiamo deciso una duplice settimana di astensione, perché questo DDL, cosiddetto DDL penale, che sta approvato a colpi di fiducia in Senato ed è andato alla Camera, e speriamo che non venga approvato anch'esso a colpi di fiducia, ma questo rischio è forte. E in realtà noi abbiamo dichiarato un'astensione dura, perché riteniamo che le norme che vengono introdotte con questo DDL creano e mettono a serio rischio la tenuta del sistema giudiziario in termini di garanzie. E i punti fondamentali di questa riforma che non ci convincono, oltre all'aspetto della prescrizione, di cui ho già parlato, cioè della sospensione della prescrizione per circa 3 anni rispetto al termine che già esiste, e quindi porterebbe ogni tipo di prescrizione da 7 e mezzo passerebbe almeno a 10 anni e mezzo per reati minimi,
parliamo di reati aggravati, una città pura criminalità organizzata, perché con una serie di meccanismi particolari sono discutibilità. Ma dicevo, la cosa grave, oltre a questo, della prescrizione a 3 anni, vi sono due aspetti che secondo me non vanno sottovalutati e probabilmente la cittadinanza non è a conoscenza di questi giudici. Uno, la delega che è stata fatta al governo sul riordino con una istituzionalizzazione del meccanismo dei cosiddetti trojan, cioè dei virus informatici, cioè delle intercettazioni che vengono effettuate a distanza attraverso l'introduzione di un altro virus nei vostri dispositivi, che abbiamo, tablet, smartphone, per cui diventa con un semplice, utilizzo remoto a distanza, diventa un apparecchio che consente non solo la localizzazione, ma consente di scindere dalla conversazione telefonica che si fa, completa captazione di tutto ciò che avviene nel nostro quindi, dicevo, senza una regolamentazione in termini di garanzie. Altro aspetto delicato sulle intercettazioni che non va sottovalutato, nel nome della privacy di diversi ignari o estranei rispetto ad un processo penale, si consente di fatto al pubblico ministero di blindare il materiale intercettativo e ritenerlo rilevante ai fini del processo, quindi blindando la tesi accusatoria in maniera rigida, perché non viene consentito alla difesa sostanzialmente di avere la possibilità di estrarre copia dei brogliacci e di ascoltare, di avere copia delle intercettazioni che sono state effettuate durante il lungo periodo di indagine dagli uffici. Nel senso che viene consentito soltanto la visione presso il canale o l'ascolto presso il locale della Repubblica. Apparentemente sembra possibilità di svolgere nell'interesse dell'indagato, ma in realtà ce ne rendiamo conto che è un modo per impedire di farlo, perché teniamo conto che ci sono intercettazioni anni di conversazione intercettate, noi dovremmo poterle ascoltare negli orari consentiti in 20 giorni. Salvo poi, nel momento in cui non si dà la possibilità di poter indicare concretamente quali siano quelli rilevanti per la difesa, distruggerle e accantonarle senza consentire l'accesso. E il terzo profilo che è stato sottovalutato è l'applicazione del processo di distanza per i detenuti, cioè sostanzialmente con questo DDL, laddove l'imputato è detenuto, per reati gravi è ordinario la partecipazione a distanza, cioè sostanzialmente l'imputato può partecipare dal luogo di detenzione, probabilmente i nostri conterranei, dicevo, saranno costretti a partecipare a distanza al loro processo. Quindi con non solo una difficoltà di poter esercitare adeguatamente il dato difensivo per noi e quindi per loro di potersi difendere partecipando attivamente al processo, ma con un pregiudizio, perché nel momento in cui un imputato accusato di gravi reati viene costretto a partecipare attraverso un monitor al processo, vuol dire che si ritiene già colpevole e già portatore di un interesse differenziato e quindi da minor tutela. Addirittura si consente che per ogni tipo di reato, laddove ci sia un imputato detenuto, in maniera motivata il giudice può disporre la partecipazione a distanza, con duplice effetto: non solo di creare un danno alla difesa, ma addirittura di isolare ancora di più il carcere. Vedete, se noi oggi, dopo anni e anni di proteste, si comincia a parlare di trattamenti inumani e degradanti, di sentenze della CEDU, di sentenze anche di Cassazione che cercano di aprire alcuni spiragli su quello che avviene all'interno delle carceri,
è perché il carcere non è un mondo isolato, perché ci sono, diciamo, delle maggiori attenzioni da parte dei corpi esterni rispetto al mondo carcerario, l'avvocatura, i radicali ed altre associazioni. Nel momento in cui anche il processo lo facciamo svolgere all'interno del carcere senza poter partecipare, il carcere diventa ancora di più un mondo isolato, ancora di più quel luogo dove i trattamenti inumani e degradanti possono essere perpetrati. Grazie all'avvocato Giampaolo Quatanzariti, che sarà uno dei relatori al convegno, appunto, del 3 di aprile, lo ricordiamo, alle ore 17:30 presso l'ex Palazzo Municipale di Torinova. Oltre a Giampaolo Quatanzariti ci saranno Rita Bernardini, Sergio Delia, l'avvocato Armando Veneto, l'avvocato Napoli, e Ilaria Mendolia, che è direttore della Riviera, il sottoscritto, e modera l'iniziativa il direttore di Aprile News, Domenico Latino.